Oh, raga! Cos'è? Che cacchio è? Lo sentite? Sì? Sembra tipo un bisbiglio. Ma forte, ma tanto, ma che cacchio è? Io non ci sento, non vi sento. Ma cos'è? Non lo so. È la miseria, cioè... E fuori non vedo niente. Non c'è niente fuori, però... Io non sento nient'altro, cioè mi sta riempiendo le orecchie. Deve finirla, basta. Basta, che cacchio è? Raga, c'è la ragazza fuori! La ragazza Cico scappa! Cico, no! Io... Cico! Oh mio Dio! Cico ti stava per ammazzare, era lei? Sì, lei era. Sì, non c'è più, non c'è più, è scappata. Cico, rimani dentro, rimani dentro. Lei ti vuole uccidere a te. Hai visto che ti ha colpito? Sì. Proprio a te, eh? Non a me, non ad Anna, solo a te. Ed era lei che mi sbigliava, era lei! Oh mio Dio! E io poi mi sono andato a leggere un po' di più sul suo SCP perché mi ha incuriosito. Praticamente quello che c'è scritto, io sbagliavo. Lei non evoca delle ombre, ma assume il controllo di... altre entità per farle diventare suoi adepti, suoi schiavi, ok? Quindi secondo me lei vuole te, Cico, come suo schiavo. Scendi dall'incudine, che cacchio fai? Sì, sì, secondo me sì. Sì, vuole te. Poi lo sai, ho letto qualcosa anch'io perché mi sono incuriosita anch'io riguardo al fatto che lei attacca solo i maschi. In realtà non è che li attacca solo, ma prende il controllo della loro mente. Quindi se magari Cico rimane troppo sotto il suo influsso, magari tipo può diventare una sua pedina. Sei a rischio, sei quello più a rischio. Mi dispiace dirtelo, ma sei proprio quello a rischio. Come è un effetto? Oh, debolezza. Oh mio Dio. Ti sta prendendo, Cico. Allora, se ti peggiora la situazione me lo devi dire subito, eh. Perché guarda che questa è come quella volta che tu eri finito nella cosa della bambina e io ti avevo messo in isolamento. Stavolta secondo me è anche più il caso, perché se tu diventi un suo adepto c'è il rischio che ci ammazzi, no Anna? Cioè, sì, infatti. Andiamo, dai, andiamo. Comunque dobbiamo vedere l'SCP di oggi, quindi fuori, tutti e due. Fuori, fuori, fuori. È sicuro? Per forza, non è sicuro. Cioè, quando mai c'è qualcosa di sicuro in questo mondo? Ti sembra sicuro? Ma stavolta è ancora di meno. No, Cico, tu devi stare in mezzo, tra me ed Anna, secondo, ok? In modo che se ti succede qualcosa, se lei cerca di avvicinarsi a te, ce ne accorgiamo. Luce alla mano, con lei è ancora più importante, perché ci sono gli orsetti lì. Attenzione, cerchiamo di prenderla larga, dobbiamo andare da questa parte. Venite. Praticamente lei è sensibile alla luce, come abbiamo già osservato, e liberandola, spegnendole quelle luci che la tenevano ferma, praticamente tu, Cico, hai fatto il danno. Cioè io, perché poi te l'ho suggerito io di fare, quindi è colpa mia. Però comunque abbiamo fatto il disastro così, l'abbiamo liberata così. Ma lei, se è illuminata, non può agire, ok? Quindi la ragazza delle ombre, che tra l'altro ho sbagliato anche il suo nome, lei non si chiama, come avevo detto io, non ricordo, si chiama comunque la figlia delle ombre, Daughter of Shadow, ok? E secondo me l'unica cosa che noi possiamo fare per proteggerci è riempirci di illuminazione. Sì, infatti. Quindi quando torniamo a casa, secondo me dobbiamo collocare le lampade che io adesso non ho con me, ma dovrei averle lasciate io. Quelle sue? Sì, 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 le sue. Le rimettiamo a casa nostra, perché secondo me quelle hanno un certo influsso di controllo su di lei. Allora, fatemi un attimo orientare, perché mi sa che abbiamo superato il punto. Sì, l'SCP di oggi ha un'entrata sott'acqua. Se è un SCP, ovviamente c'è sempre la possibilità di prendere un falso positivo, cioè che io vedo una luce sott'acqua e magari poi è una fonte di lava. Però secondo me questo è un SCP bello e buono, anche perché da qui mi sembra di vedere che c'è proprio una bolla d'aria, ok? Lì sotto. Sì, infatti. Quindi dobbiamo andarci. Questo qui è un SCP al 100%, quindi scendiamo da qui. E c'è un bel tunnel, bello aperto. Attenzione, non annegate. Mi vedete, sì? Cico, sì, sì. Anna, ok. Non dovremmo rischiare, non sembra tanto profondo. Ok, ci sono, venite. Siete anche voi? Uno. Ci sono. Sbrigati, Anna. Ok, eccomi. Mi raccomando, ti voglio bella attenta. Mi sembri molto addormentata. E la cosa non mi fa piacere, perché ormai dobbiamo guardarci da un numero di mostri talmente alto che dobbiamo essere occhi anche dietro. Ok, occhi dappertutto. Andiamo, venite con me. SCP numero 1507. Il numero 1507 è famoso come SCP. Si tratta del Pink Flamingo. È un uccello. Fenicottero rosa? Sì, il fenicottero rosa. È un uccello di plastica. Dovrebbe essere, avete presente a volte. Ma di quelli lì da giardino. Esatto, in America si usano molto. Si mettono in giardino, si infilzano nel terreno con un'asta di ferro e praticamente rimangono lì come decorazione, tipo gli gnomi da giardino. Però sono dei fenicotteri rosa, ok? Ok. Il problema con questo SCP è che questi fenicotteri rosa di plastica hanno preso vita e si sono dimostrati estremamente aggressivi nei confronti delle persone. Io so che c'è stata un'occasione in cui un ricercatore della SCP Foundation stava cercando di scoprire qualcosa in più, provando a interagire con loro. Per sbaglio ne ha attaccato uno E la reazione è stata che tutti questi SCP hanno iniziato ad essere estremamente aggressivi verso l'uomo. Mamma mia, un po' come le farfalle praticamente, ne attacchi uno e ti lanciano tutti. Questa volta cercando di infilzare la persona con la loro asta di ferro, che può sembrare stupido perché è un fenicottero di plastica, ma l'asta di ferro è appuntita perché deve infilarsi nel giardino, no? Per rimanere in piedi. È una cosa orribile. Sono molto pericolosi, quindi cerchiamo di scoprire prima di tutto da dove si entra. E io mi insospettisco perché qui c'è una porta. Legno, che cacchio ci fa legno? Cico? Allora, secondo me la porta d'ingresso è quella di là perché c'era il cartello. Questa probabilmente è una stanza. No, oh mio Dio! Ok, fa strano indietreggiare di fronte a dei fenicotteri di plastica. Però come potete vedere, prima di tutto non sono di plastica, ok? Anzi, sembravano piuttosto vivi. Vivi, molto vivi. Quindi proviamo ad entrare. Ma qui cosa c'è? Non lo so, c'è un altro corridoio, un altro tubo. E ormai io quando vedo questi tubi sono sempre nel dubbio che possano essere quelli... del ferro rinforzato? Oh, buono, io prendo la carta perché abbiamo scoperto che è utile. A che cavolo dovrebbe servire il ferro rinforzato? È strano, forse possiamo scompattarlo, forse possiamo usarlo per... proteggerci meglio in casa, non ci farebbe schifo, visto che entrano tutti. Ma che roba! Sì, ok, questa è la loro gabbia. Praticamente hanno cercato di replicare un ambiente esterno, un giardino. Vedete, c'è anche... un tanto di cielo! Sì, c'è il cielo, c'è una specie di fonte di luce dall'alto che dovrebbe ricordargli il sole. Tutto questo per farli stare quanto più possibile a loro agio, in modo che non cerchino di scappare. E qui c'è un altro cacciavite. Molto buono. Ottimo. Magari riusciamo a scoprire anche degli altri utilizzi, oltre al fatto di spaccare il collare di controllo. Comunque, questo SCP dobbiamo provarlo. Cico, mi dispiace, metti tutte le tue cose nel coso. Non peraltro, ma perché ho iniziato a morire troppe volte io. E questa cosa inizia a preoccuparmi. Non vorrei che una volta di queste le andasse a finire male. Ok? Devi aprirmi. Non hai... Sì, arrivo. Va bene, allora andate voi due. Tu, Anna, ti occupi della porta. Mi raccomando, non fateli uscire. Io rimango qua sopra, però voglio vederli meglio. Quindi romperò uno dei blocchi di vetro in modo da poter... No, perché? Non possono saltare, dai. Ma che volano i fenicotteri. Ma questi qui non possono volare, hanno le gambe di ferro, dai. Dimmi quando aprirgli la porta. Ok, aspettate ancora un attimo, io sono qui. Loro in teoria ora dovrebbero potermi vedere. Uno di loro si è avvicinato e sotto di me, nascosto nei cespugli. Lui pensa che io non lo veda, ma io lo vedo. È qua sotto. E io non so se vogliono aggredirmi oppure no. Fatto sta che vedo anche l'entrata da cui voi dovreste accedere. Ce n'è uno che è molto vicino alla porta da dove Cico entrerai. Ok? Male, ora si sta spostando. Questo è male. Allora Cico, prova ad entrare. Vediamo cosa succede. È il primo esperimento che dobbiamo fare. Ok, fermo, non calmi. Allora, tu rimani nell'angolo. La loro reazione aggressiva si verifica nel momento in cui tu ti dimostri aggressivo tu stesso nei loro confronti. Quindi finché tu rimani calmo, loro dovrebbero rimanere calmi. Tu, Anna, rimani alla porta, ma non aprirla, se non te lo dico io. Ok, Cico, prova ad avvicinarti a uno di loro. Non toccarlo, avvicinati. Avvicinati, non andare in acqua perché potrebbe essere difficile scappare. Attento, indietro. Quello lì stava puntando direttamente su di te. Proviamo un'altra cosa. Vedi che ce n'è uno qui sul... quello davanti a te, ok, dagli le spalle. Dagli le spalle e guarda per terra. Perché io ho il sospetto che si avvicinano quando tu non li vedi, no? No, forse no. Per terra? No, non stanno facendo niente di strano, ok. In realtà ti si avvicinano in un certo senso, però non sembrano per niente aggressivi. Ora dobbiamo provare a replicare l'esperimento che è andato male nella fondazione. Quando uno ne ha attaccato uno per sbaglio, esatto, vedo che hai già capito. Ti consiglio di attaccare quello più vicino all'uscita, ok? Questo? E se lo segue? Tu non gli apri la porta. Seguono tutti. Vai Cico, attaccalo, vediamo che succede. Oh, tutti, cerca di scappare, ce la puoi fare, oh mio Dio. Porca miseria. No, ma poi hai visto che ti hanno aggredito da tutti i lati, tutti quanti. Tu, Anna, non puoi vedere, giusto? No, non posso vedere da qui. Ok, Cico, devi tornare. Non è tutto qui quello che dobbiamo provare. Quindi loro non sono aggressivi a meno che qualcuno non li attacca. E ora sono aggressivi solo nei tuoi confronti, Cico, perché io sono andato in mezzo a loro. Sto camminando in mezzo al gruppo di fenicotteri e non mi fanno niente. Sono tranquilli. Anna? Ma sei sceso? Sì, sono sceso. Tu dove sei ora? Stavo andando ad aprire a Cico. Ok, io sto arrivando. Sì, torna pure indietro, Io sono in mezzo a loro. Non mi fanno niente, non mi guardano, posso toccarli, posso avvicinarmi a loro. ma aggrediscono soltanto se vengono infastiditi. Quindi quando tu, Chico, li hai toccati, loro si sono ribellati nei tuoi confronti. Quello che doveva succedere però era che dovevano rimanere arrabbiati, e invece sembrerebbe proprio che così non sia. Sembrano tranquilli. E questa cosa è strana. Che faccio? Ti faccio uscire? No, tranquilla, se voglio posso uscire. Sembrano molto innocui per il momento. Chico, sei già tornato? Ok. Sì, è arrivato. Vatti a recuperare le tue cose e dobbiamo fare un'altra prova. Dentro? Sì, vai dentro, vai dentro, vai dentro. Allora, voglio provare questa volta a mantenerli. Sono sì, sì, sono calmi. Posso vederli anch'io? Sì, puoi entrare, puoi entrare. Per il momento sono calmi. Allora, questa volta proviamo questo, Chico. Wow. Tu devi aggredirli, ma questa volta dobbiamo trovarti una via di fuga in modo che loro possano rimanere aggressivi, ok? E io direi... l'unica che mi viene in mente è di crearsi un pilastro. No, no, esatto. Guarda, passiamo da qui, ci mettiamo qui. Ma passano lo anche seguono loro, però. No, perché tu, Chico, ti metti proprio qua sopra. Vieni, venite tutti e due, salite qui sopra l'erba, ok? Uno, due, bravi, anche Anna. Ok, questo blocco lo togliamo, così loro non possono salire. Adesso noi due, Anna, ci rimettiamo qua dentro però. Va bene. Ok, Chico, tu quando te lo dico io, li colpisci, ne colpisci uno. Ah, a proposito, la lente, quella debolezza che mi avevi detto che avevi prima, ce la siamo dimenticata. Adesso è finita. Quando sei morto te l'ha tolta. Perché è morto. Però non ti sei reso conto se per caso era peggiorata nel corso del tempo? Sì, era di livello 2. Non me l'hai detto, me lo dovevi dire. Quella, guarda che questa è una cosa più importante dei fenicotteri, forse. Perché quella donna, se ti trasforma in un suo adepto, tu potresti ucciderci senza neanche rendertene conto. Comunque, rimani lì, bravo. Dai un colpo al fenicottero e cerca di non farti colpire. Vai, vai, vai pure. Ah, non te lo far scappare. Non te lo far scappare. Non te lo far scappare, non te lo far scappare. Un attimo, ok. No, 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 attento. Mamma mia, ok. Bravissimo, bravissimo. Sono aggressivi. Ok, solo uno però. Sì. Cioè, quello lì ti vuole uccidere. Gli altri non si sono mossi. Gli altri non si sono proprio mossi. Secondo me sai perché? Perché non hanno visto. Prova a dargli una spadata, tanto ce l'hai vicino. Aia. Oh, no, eccolo. No. Però è solo lui. È solo lui. È solo lui. È strano questo. Allora la spada è col piccone. No, no, è solo lui che ti vuole attaccare. Ed è strano. Probabilmente perché gli altri non sono abbastanza vicini. Ok, allora prova a fare una cosa, Chico. Scendi, ti fai una corsa. Correndo ne colpisci un altro in questo punto qua. E poi risali. Io ti faccio il percorso, guarda. Ok, provo, sì, aspetta. Non penso di riuscirci. Ok, ti ho fatto il percorso. Ok, vado? Sì, 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 credo. Ok, vado, vado, vado. Non so se riuscirai. No, niente. No, non ce la fai? Forse sì, forse sì. È un brutto percorso. No! Bruttissimo. Allora uno di loro ti ha dato un colpo talmente forte che ti ha fatto volare per aria. Io non so quanta vita avevi prima, ma è stato fortissimo. Pochissimo. Sì. Allora andiamo. Non so cosa fare. Cioè io vorrei vedere qualcosa in più. Posso attaccarli con l'arco. Però è strano. È vero. Cioè io vorrei anche ucciderne uno per provare. Il problema è che è difficile volergli male. Stanno arrivando. Sì, li vedo, li vedo. Ok, ora è un po' più facile volergli male. Ce ne sono 4 sotto di me e tutti e 4 mi vogliono uccidere. Quelli più lontani, che non hanno visto quello che è successo invece, non vogliono attaccarmi e rimangono indietro rispetto agli altri. È strano. Però, sì, non sono così cattivi come mi aspettavo. Cioè, sì, ti vogliono uccidere, ma solo dopo che tu li attacchi per primo. Quindi non si possono neanche biasimare. Cioè, hanno ragione. Vogliono solo difendere la loro area. Ma senti i sussurri. Di nuovo, quelli di prima. Nuovo? Sì, sì, tantissimi. Come prima. Chico, corri. Sono vicino a casa, sto correndo. Vicino a casa o vicino a dove siamo noi? Sì, sono uscito, sto arrivando da voi. Non so cosa dirti di fare. Se sei più vicino a casa conviene che rientri a casa. Sto correndo, ormai sono fuori, Allora Anna corri, dobbiamo andargli incontro. Chico, tieni la torcia in mano. La torcia in mano. Li senti ancora? Non ce l'ho, guardati velocemente dietro. Dimmi se vedi la ragazza, perché secondo me c'è lei. No, non c'è, ok, ma che paura, ho preso un attimo. Chico, non c'è? Oh, un effetto. Cosa? Corri. Aggressione. Non ti muovere. Aggressione. Sto correndo. Porca miseria, mi sa che è troppo tardi. Chico, se ti ha dato aggressione vuol dire che ormai sei un po' sotto la sua influenza. Aggressione vuol dire che tu cercherai di attaccarci. Però ancora si può recuperare, perché non è così forte. Anna, cerchiamo di respirare, ok? Sì, sì, cerchiamo di respirare, ok? Arrivo, anche noi arriviamo. Dove sei esattamente? Un po' perso. Ho perso la strada, però sono vicino a casa. Non va bene. Riesci a ritornare a casa? Sì. Ok, allora io ed Anna siamo... Non so se è il caso di andare da lui, se è veramente in modalità aggressiva. Ma se potrebbe andare peggio, perché è aggressiva. Lui comunque ora può controllare i movimenti, perché... Attento, gli orsacchiotti erano qui. Sì, sì, il problema è che se peggiora potresti non poter controllare più neanche i movimenti che fai. Ci sono gli orsacchiotti davanti a me. Anna, corri a casa. Corri a casa, corri a casa, corri a casa. Porca miseria. Chico, dove sei? Dimmi che sei nel bosco, adesso nel bosco. Cavolo, ma ti sei perso? di... No, non ci voleva, non ci voleva, no. Non ci voleva, non ci voleva. Cerca di ricordare, dobbiamo riuscire a trovarti subito, prima che ti trova lei. Tu non ti fermare, anche se sbagli strada, non ti fermare. L'importante è che non ti fermi. Stanno sempre avanti. Anna, secondo te dove potrebbe essere andato? Non secondo me esci dal bosco, torna indietro. Secondo me sei andato, hai girato dalla parte sbagliata, sei andata nel bosco delle scale, nel bosco degli altri SCP. Sono nell'acqua adesso. Sì, nell'acqua sei andato dritto davanti. Ok, allora facciamo così, torna indietro, Chico. Gira, proprio rifai all'indietro il tuo percorso. Anna, vieni, vieni, vieni. Sì, arrivo, arrivo. Io sono sicuro che lui è andato da questa parte. Tieni sempre la torcia in mano, finché hai luce intorno, la ragazza, la figlia delle ombre non ti può attaccare, ok? Ho visto il nome, Chico, sei qui. Sei qui, ti ho trovato. Eccoti, eccoti. Sopra. Trovato, trovato, sei qui, eccovi, sei qui, sei qui, sei qui, sei qui. Porca miseria, sei andato un botto lontano. Era dall'altra parte, completamente sbagliato di direzione. Ce l'hai ancora aggressività? Sì, che ce l'hai. Sì, sì, attento. Sì che ce l'hai. Andiamo. Torniamo a casa, ti dobbiamo riportare a casa. Sti cacchio di felicotteri. Sono anche lento, sono anche lento adesso. Pure. Porca miseria. Non hai le torce, non hai... Tieni, esatto, cosa ti avevo detto, porca miseria. Sei stato ancora più in pericolo di quanto pensassi. E adesso ci siamo mezzo persi tutti. No, no, dobbiamo andare di qua. Venite. Di qua? Sei sicura? Sì, Chico? Sicurissima. Arrivo. Sì, ma le muovo lentissimo. Vedo, vedo. Cavolo. Vabbè, al massimo che cosa può succedere? Semmai proprio la cosa peggiore è che lei ti prende. Però io vorrei che tu rimani tra me ed Anna. Vabbè, rimani vicino. Se resti lontano dimmelo, Dobbiamo riportarti a casa. Arrivo. Allora, tu adesso hai lentezza, aggressività e basta? E fame, è fame. Fame. Ok. Fame. Ai, attenzione. Scusa, scusa. No, tranquillo. Dobbiamo riuscire a portarti a casa. Se ci riusciamo, secondo me possiamo ancora invertire il processo. Aia. Scusa. Ok, non ti preoccupare, non è colpa tua, non è colpa tua. Porca miseria, non è colpa tua, non ci puoi fare proprio niente. Non siamo tanto lontani, Casa no, è dritta tranquilli. Di fronte di qua. E finché... Aia, aia, aia. Scusa. No, 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 questa volta... ma è stato molto peggio, Chico, che questa volta. Cosa? Mi hai tolto 3 cuori e ho preso un effetto di cecità brutto per qualche secondo. Poi è subito sparito. Anna, hai dato un colpo e ti è successo. Sì, ho visto, ci siamo. Ho visto. Allora, senti, facciamo così. Dobbiamo trovare il modo di bloccarti in una zona dove lei non ti possa trovare. La figlia delle ombre, dico. Però allo stesso tempo dobbiamo fare in modo che tu non possa attaccare noi. Sai dove ti metti? Ti metti nella finestra, quella lunga. E noi ti blocchiamo dentro. Aspetta, non venirmi vicino che poi mi attacchi. Ok, andiamo, 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 andiamo. Sali le scale, ti metti dritto, dritto, lì. Nella finestra con le sbarre, ok? Sali per primo, sali per primo. Anzi, salgo io. Ma non può aprire la porta. Salgo io, tu Anna rimani. No, 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 tu rimani dietro, Anna, rimani dietro, fai quello che ti dico. Sì, sono dietro. Rimani qui, Chico, vai, 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 entra, entra, entra. Io cerco di controllarmi in modo da non venirti mai vicino. Bravo, entra nella finestra. Ok. Dritto davanti a te, ok. E io ti blocco. Lì c'è anche una luce, così in teoria non dovrebbe succedere niente. Adesso monitoriamo gli effetti che hai addosso per i prossimi minuti. Noi vedremo se peggiorano, se ti portano alla morte. Lei non può entrare perché lì c'è una luce grande così, quindi non ti può fare niente. Il massimo che può fare potresti vederla dalle sbarre, quindi preparati e se succede non spaventarti. Ok, per questa volta io direi di fermarci comunque. Non so com'è andata stavolta perché sono più preso dalla figlia delle ombre, che era quello della scorsa volta, che dagli flamingo di questa volta, che alla fine, poverini, li abbiamo picchiati e maltrattati, ma loro in fondo non erano neanche così cattivi. Ok, Chico, tutto a posto più o meno? Sì, sempre uguale. Aumentando gli effetti. Ok, però va bene. Mi sa che la prossima volta vedremo qualcosa di particolare. Per questa volta, Lion, Chico ed Anna, out.